come se mai mancato durante gli anni in cui ero vescovo stabile a Mantova, a questo incontro. Lo dirò di più anche perché si è custodito e rilanciato e poi riespanso la tradizione. Io ricordo che cosa c'era all'epoca, prima ancora che si ritrovasse proprio in questo angolo, come è nata l'idea o come è la tradizione, però come ha preso forma, e quanto sia insomma cara questa situazione, questo luogo, quanto sia caro. Io lo accetto perché io dissi una volta, ma stiamo parlando di molta familiarità, dissi una volta che questa è una basilica eccezionale, una cupola che non possiamo immaginare più ampia, con una presenza di fraternità, di amicizia, a volte misteriosa, che dà un stimolo di grazia che il Signore dà a questo luogo, anche riempiendo persone che vivono la loro vita umana e cristiana della sofferenza, soprattutto a livello familiare. Non potrei fare chissà prediche, ma mi ricordo che una di quelle volte là ho detto questo: mi sento come una grande basilica. Stasera mi è venuto in mente mentre cantavano, perché il Laudate Si, mio Signore, ci richiama il Papa Francesco, tutto ciò che sta facendo per mettere veramente nel cuore dell'umanità intera questa lode al Signore in qualsiasi situazione. Dietro c'è San Francesco con tutta la sua tradizione francescana, in qualche modo qui noi sperimentiamo e voi sperimentate anche con il vostro movimento il significato di questa celebrazione qui, in un ambiente di familiarità, in un ambiente veramente insuperabile. Qua attraverso mi pare che sia giusto anche dare risalto un momentino al Vangelo, perché si tratta della elezione che Gesù fa di Pietro. Si tratta, poi aggiornandosi un po' nelle date dei secoli, si adatta appunto a ricordare il Papa Francesco, che porta con sé il mistero che fu affidato e rivelato agli apostoli, ma soprattutto a Pietro: tu sei Pietro e tu edificherai, e le porte dell'inferno non prevarranno. Queste due espressioni qui calano, che sono le vostre preghiere questa domenica anche, per ravvivare un attimo l'attenzione dovuta al Signore Gesù e con la grazia del nostro Papa, probabilmente alla predicazione che va nel cuore, dove si annuncia misericordia, amore, severità e anche tensione, veramente di fiducia. Questo è il Papa Francesco, il quale veramente, come dire, sta trascinando il mondo intero su questo, e mai manca di dare sostegno ai soggetti della sofferenza, ai momenti della sofferenza, aiutandoci tutti a accettare la situazione del limite umano, ma a metterlo a valore in tutti i modi. E in questa maniera io devo esprimere personale riconoscenza a tutto questo movimento che stasera si riunisce qua, tanto più che ho conosciuto bene il fondatore, Monsignor Novarese, e poi i sacerdoti soprattutto, che hanno sostenuto anche questa nostra esperienza mantovana, come fanno in tante diocesi. Però anche non posso in questa circostanza dimenticare il richiamo ai sacerdoti che hanno aiutato e sostenuto questa esperienza, come del resto ai tanti volti e alle tante persone di questa vostra e nostra associazione, che è presente nel territorio, anche questo è un aspetto, si è dentro proprio tutto il territorio mantovano, collegati anche più ampiamente. Stasera, e voglio salutarlo, c'è anche il responsabile nazionale, ma volevo semplicemente dire con quale animo sto in compagnia con voi, ringraziandovi, i nostri sacerdoti, i sacerdoti che hanno sostenuto tutto questo movimento. E dire l'ultima cosa, e vive i sacerdoti. Il 1° settembre si chiama Fare Sant'Egidio, perché una volta si diceva Fare San Martino. Questo vescovo ha trovato che il 1° settembre i sacerdoti si sono preparati
prendono foto tante altre di, come dire, ricompense false. Quindi dal 1 settembre passa la battuta che si riversano, però non si può non essere sensibili in questa circostanza al momento in cui tutti i nostri sacerdoti stanno vivendo disponibilità sorprendente a un servizio più organizzato, senza disperarsi mai, che hanno bisogno però di questa comunione, soprattutto per essere, come dire, anche capaci, ma questo lo sono, per avere anche le possibilità di essere sostenuti nell'essere vicino ai momenti di sofferenza. E posso dire che tanti sacerdoti che vedo spostarsi, li conosco un po' tutti, mi sono accorto che abbiamo un patrimonio meraviglioso, perché hanno accettato questa riflessione, adesso questi cambiamenti, che comportano anche, come dire, una tensione di lasciare ciò che si stava facendo, ma di muoversi proprio per offrire il sostegno un po' su tutto il nostro territorio, le nostre parrocchie, le nostre comunità. Vedete, qui dove prende anche un significato, e ha un significato particolare, la vostra esperienza come gruppo, come persone, come movimento, insomma, perché dovreste essere appunto di sostegno alla missione dei preti con la vostra risorsa, le vostre disponibilità, perché dovreste comprendere, lo capite, ma io ringrazio allora con riconoscenza anche personale tutto ciò che voi fate con la vostra vita nel movimento a sostegno delle comunità cristiane, delle parrocchie, e a sostegno e in collaborazione con i sacerdoti. Ecco, ho detto questo proprio dal cuore, e adesso continuiamo la nostra messa, sarà ancora più approfondito in quella comunione eucaristica che per noi è tutto.